Io sono Paolo Indarella, questa è la Ferin Naim Scuola di Musica e sono uno dei due insegnanti del laboratorio di teoria applicata. L'idea di questo laboratorio mi è venuta una ventina di anni fa, praticamente perché insegnavo teoria e verificavo che dopo qualche lezione cominciava a subentrare noia e scoramento allo stesso tempo negli allievi, perché la teoria non trovava immediata applicazione nell'uso degli strumenti, quindi nell'uso dell'improvvisazione. E quindi io ho l'idea di mettere insieme le due cose, spiegare gli argomenti teorici, contemporaneamente quindi, nella stessa lezione, applicare immediatamente l'argomento trattato e di immediatamente la percezione che gli allievi trovassero molto più stimolante fare questo tipo di laboratorio. Immediatamente vedevano che ciò che veniva spiegato teoricamente aveva un riscontro evidente nella pratica dell'improvvisazione. Quando ho iniziato ad insegnare in questa scuola mi è venuta l'idea di riproporlo perché mi sembrava proprio il terreno fertile e adatto. È una scuola molto ricettiva, non presenta delle chiusure verso le idee degli insegnanti, anzi stimola molto in questo senso. E ha funzionato immediatamente anche qui perché gli allievi sono molto contenti di farlo. Questo chiaramente dà già un momento anche a noi insegnanti perché abbiamo il riscontro del lavoro che facciamo. Ciao, io sono Francesco, sono uno dei due insegnanti di questo corso. Collaboro appunto con il maestro Innarella. Abbiamo ideato questo corso 2 anni fa cercando di mettere in pratica la teoria dell'armonia funzionale basata sulle regole più semplici relative a un'armonizzazione di una scala maggiore, una scala minore, per poi eseguirle subito durante il brano. Naturalmente i brani che scegliamo all'inizio, soprattutto quando il gruppo non è omogeneo perché c'è qualche nuova entrata tipo appunto Milena, cerchiamo di riprendere quei brani più semplici che però fanno bene a tutti in quanto c'è sempre un ripasso insomma. Il laboratorio è interessante perché pone subito questa, diciamo così, questa attività di mettere in pratica la teoria con l'uso del proprio strumento. Ciao, mi chiamo Lorenz, qui studiamo armonia tentando di capire come mettere queste 12 note in modo che abbiano un qualche significato sugli standard jazz. Il corso è molto divertente perché non è il solito balloso corso di armonia, usiamo gli strumenti. Dato che lo faccio io lo consiglio a chiunque di qualsiasi livello che voglia proseguire nello studio dell'armonia jazz. Io mi chiamo Milena. Cosa dire, sono ai primordi. Il corso mi sembra abbastanza interessante, divertente, mi aiuta a socializzare con gli altri, a esprimere me stessa al meglio delle mie possibilità. Sono Margherita, la cosa più interessante di questo corso, venendo da un mondo classico, è che la teoria è subito applicata, di ogni regola, ogni istruzione la mettiamo subito, tentiamo di metterla subito in pratica. Allora, io sono Stella, entrare diciamo nel mondo jazz è stata una grande riscoperta della musica, grazie anche a questo laboratorio che comunque permette di applicare direttamente la parte teorica alla parte pratica e quindi fare esperienza, che è quello che serve. Ciao, io sono Andrea e per quanto riguarda la musica jazz, sicuramente la musica jazz è un tipo di musica e imparare soprattutto a suonare e improvvisare è qualcosa che insegna a essere prima di tutto più spontaneo e riuscire a tirar fuori anche te stesso